Troviamo adesso in collegamento il deputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli. Buongiorno Toninelli, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Toninelli, partiamo da Ostia. Sabato, anzi domenica, questo ballottaggio, quanto è importante? Com'è il clima? Come lo vive? Ma sicuramente è importante, riguarda tanti cittadini, perché il municipio di 10 è un grande municipio di Roma, non c'è solo Ostia. Ed è importante perché da lì parte anche la lotta alle mafie, la lotta alla criminalità, la lotta alla sopraffazione di chi si è voluto sostituire allo Stato, perché purtroppo è stato assente e ha gestito tanto, ha gestito le case popolari e ha sostituito le attività legali con le attività illegali. Quindi significa tanto. Noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo tutto il nostro impegno, come stiamo facendo in tutti gli altri municipi, e penso che sia una speranza il fatto che possa vincere anche in questo municipio il Movimento 5 Stelle. Incendiato nella notte il portone del circolo del PD, è arrivata la solidarietà di Virginia Raggi. Come lo vede questo atto? Ma no, sono schifosi, sono vili, si facessero vedere, vanno di notte ad incendiare, queste mafie, questi sono atti mafiosi, ovvio, non mi interessa nulla che si tratti, certo, certo, di un avversario politico, siamo vicini a chi ci lavora dentro, alle persone che in quel circolo lottano contro questi criminali, perché sono dei criminali che hanno paura di farsi vedere. Grazie a Dio che c'era una telecamera dietro quel criminale di Roberto Spada, perché se non ci fosse stata la telecamera a firmare quell'atto criminale violento, oggi quasi certamente sarebbe ancora a piede libero e sarebbe a minacciare ancora di più i giornalisti che vogliono fare informazione e dire la verità delle cose. Toninelli, ieri sera Silvio Berlusconi a Porta è tornato ad attaccare il Movimento 5 Stelle, ha detto il pericolo sono loro, ha detto l'ex cavaliere. Ma guarda, io ho 42 anni, anzi 43 anni, e lo sento da troppi anni. 20 anni fa, questo oggetto qua si presentava come il salvatore della patria, colui che avrebbe liberalizzato, dato sfogo e slancio alle imprese, agli imprenditori, all'economia contro lo Stato burocratizzato. Bene, da allora abbiamo più disoccupati, abbiamo più povertà, c'è più criminalità e abbiamo ancora lui con in più non so quanti processi e una condanna in via definitiva per uno dei reati che più ha danneggiato la nostra economia, le nostre imprese, le nostre famiglie, cioè la frode fiscale, che è una super evasione. Le carte giudiziarie dicono che lui abbia portato, non so se all'isola Cayman, non so dove, 368 milioni di euro. È stato condannato in via definitiva solo per 4 milioni di euro di questi soldi rubati, perché tutti gli altri erano prescritti, ovviamente, purtroppo. E questo soggetto qua, che ha rubato la vita, il futuro di decine di migliaia di imprese, di famiglie, sai quante scuole, sai quante cose belle si sarebbero potuti fare con i soldi che si è rubato, va in giro a dire a noi che ti tagliamo gli stipendi e sputiamo sangue dalla mattina alla sera, senza neppure tenere i soldi che ti spettano dei finanziamenti pubblici e fare attività politica gratuitamente in mezzo alla gente, ci critica. È una grande, anzi, ogni volta che parla male di noi è un bello, ti dà una mano. Ma Toninelli, si sta creando un'aspettativa un po' forzata su questa sentenza della Corte di Strasburgo che potrebbe rendere di nuovo Berlusconi candidabile? Io credo che Berlusconi resterà incandidabile alle prossime politiche, che lo si voglia o meno. Ma interessa poco, sinceramente, candidabile o no. Mi interessava un'altra cosa nei cui confronti ho lottato personalmente come Movimento 5 Stelle. Lui, a norma di legge, la cosiddetta legge Severino, non si può candidare a parlamentare, deputato, senatore, non si può candidare a ministro, ma si può candidare a presidente del Consiglio. Cioè, sto parlando del Rosatellum, quella schifezza di legge approvata da tutti, Berlusconi, Renzi, Salvini, Verdini, Alfano. Noi troveremo il nome di un pregiudicato condannato per un reato gravissimo, come dicevo prima, la frode fiscale, ho riaperto le indagini per reati di mafia, e noi lo troviamo con nome e cognome scritto sulla scheda. Io lottavo per evitare che un nome e cognome così fosse presente sulla scheda. È ancora più grave questa cosa dell'incandidabilità. E la follia è che lui non si può candidare per fare parlamentare o ministro, presidente del Consiglio, ma mette il nome, no, non può diventarlo, ma mette il suo nome come se potesse farlo. E questo il Partito Democratico di Gentiloni l'ha permesso, che è uno scempio. Senta, Toninelli, cambiando argomento, che sta succedendo
Ancora su Berlusconi? Sì, no, vai, volevo fare una domanda su Berlusconi e Salvini. Questo loro accordo, questo loro patto che ha portato poi anche ai risultati che abbiamo avuto modo di vedere in Sicilia, è un accordo di facciata o c'è, solamente, o c'è qualcosa di più profondo, secondo lei? Guardando anche quello che è successo sulla legge sul whistleblowing, dove appunto la Lega ha votato sì, ma Forza Italia ha votato no. Non sono poi così d'accordo. Beh, su molti, ecco, temi. Io avrei risposto proprio, io non voglio neanche esprimere opinioni personali, perché sennò la gente che ti ascolta dice, vabbè, tu sei un avversario politico e gli spari contro. A me piacerebbe raccontare i fatti. Allora, whistleblowing, legge che combatte la corruzione, cioè sì, che permette ad un coraggioso lavoratore pubblico o privato che vede un truffatore, che vede uno che è corrotto, che corrompe, di denunciarlo, e questa persona che lo fa viene protetto, viene tutelato, non viene demansionato, mobbizzato fino, come il caso di Franzoso qua in Lombardia, fino a portarlo al licenziamento. La Lega ha votato a favore, costretta, ricordiamo, costretta, che io in commissione c'ero e non hanno mai fatto niente, però costretta a votare a favore di questa bella legge del Movimento 5 Stelle. Berlusconi e Forza Italia hanno votato contro, perché loro non vogliono gli spioni che denunciano i criminali, vogliono che i criminali continuino a fare l'attività criminale. Altro piccolo esempio, in Europa ieri, Parlamento europeo, si è votato una riforma schifosa del regolamento di Dublino, che fa sì che tutti i migranti economici, che sono circa 65-70% almeno negli ultimi anni, rimangano in Italia, e gli altri, quelli che invece hanno diritto d'asilo perché sono dei profughi, scappano da paesi in guerra e con carestie, possono essere ripartiti tra i paesi, ma senza sanzioni, senza un vere sanzione, cioè l'Italia rimarrà un campo profughi a cielo aperto. Forza Italia e il PD hanno votato a favore, la Lega si è astenuta. C'è una cosa così importante, per cui l'unico essenza dell'esistenza della Lega Nord, che ha governato 10 degli ultimi 20 anni senza aver risolto un unico problema, alla stregua degli altri vecchi partiti, su un problema che è la sua stessa quintessenza per esistere, non è d'accordo col suo alleato. Quindi non ci stiamo rendendo conto che i cittadini a marzo andranno a mettere una X pensando che votano un partito che combatte l'immigrazione clandestina, ma contemporaneamente votano un partito che è a favore dell'immigrazione clandestina, che è Forza Italia, ad esempio, come la Lega. Cioè, abbiamo capito che cosa sta succedendo, per quello che noi diciamo, ma non è che dovete votare noi, non votate nessun simbolo all'interno di una mucchiata di partiti fatta apposta per fregarvi il voto, votate chi ha coraggio di correre da solo. La Lega perché non ha coraggio di correre da solo, se la fa sotto, si allea con chi ha programmi completamente opposti, ha un leader pregiudicato solo perché prende 3 seggi in più? Questo non dimostra, Toninelli, che alla fine è possibile andare avanti nella vostra posizione, non alleandosi con altri movimenti, ma cercando delle convergenze sui singoli temi, insomma, quello che avete spiegato. Sì, veramente, sì, assolutamente sì. Questo si vedrà dopo, ma queste è proprio delle democrazie evolute, sono parole. Evolute che cosa significa? Dove c'è una certa cultura della politica, dove c'è la voglia di ragionare sugli argomenti. Ma lei sa, io mi sono studiato un po' in questi anni, ho sempre studiato, ma soprattutto in questi anni. Sì. Ma non c'è nessun paese al mondo che fa le alleanze, le ammucchiate, Renzi le chiamò cozzaglie durante il referendum, prima delle elezioni. Ma perché se le fai? Ti devi fondere, devi essere un unico simbolo, un unico partito, devi avere un unico programma e un unico leader, perché così ti presenti al tuo elettore. Qua si mettono insieme, uno ha un programma sulla caccia e l'altro contro la caccia, uno ha un programma pro euro e l'altro ha un programma contro l'euro, ma si mettono insieme perché il sistema elettorale rende conveniente mettersi insieme. E il cittadino è tutto questo? È il cittadino che vorrebbe votare uno perché gli piace l'argomento che porta avanti? E mica lo sa che sta votando anche l'altro che ha l'argomento opposto. Cioè, noi diciamo, noi abbiamo tutti i difetti del mondo, ma certamente non abbiamo il difetto della disonestà che hanno gli altri. E certamente abbiamo il nostro programma, legge anticorruzione, reddito di cittadinanza, a favore delle piccole e medie imprese. Ci votate voi, noi sapete dove andate a finire. Se votate gli altri, finisce come sempre finita, cioè in un nulla di fatto. Toninelli, con la legge Richetti, che sta succedendo? Questi vitalizi verranno aboliti o no? Qua mi dovrei arrabbiare. Qua mi dovrei arrabbiare, e mi sono arrabbiato tantissimo in questi giorni per l'ipocrisia del Partito Democratico. Allora, Renzi pochi giorni prima della direzione che c'è stata, mi pare lunedì, dice:
presenterò un ordine del giorno, quindi un argomento da porre in votazione nella direzione del PD, dove chiederò di votare la legge Richetti senza modifiche. Sì. Io ho seguito la direzione del PD per seguire, proprio per questo non se n'è neanche parlato. Ciò significa che si vogliono tenere i vitalizi. Io ho parlato addirittura con un sottosegretario, stavo cercando di riuscire a capire, ma non ci posso, che l'avete votata alla Camera. E al Senato sa cosa stanno dicendo i senatori del PD? Che è incostituzionale. La mia risposta è stata, scusate, lasciate stare che è falso. Ma se l'avete votata alla Camera, non era alla Camera, era costituzionale, e al Senato è incostituzionale. Non è che forse avete già in tasca l'assegno dei vitalizi e siccome vi verrebbe dimezzato se va bene, non avete voglia di votare, quindi vi appellate all'incostituzionalità. Ed è così, la gente deve sapere che è così. Queste sono gente che purtroppo ha in sé la classica ipocrisia di chi pensa esclusivamente a se stesso, punto, non c'è alternativa. Noi ci abbiamo rinunciato già ai vitalizi, non li abbiamo perché siamo nuovi della politica, ma abbiamo già mandato una lettera al presidente Grasso, alla presidente Boldrini, dicendo noi vogliamo essere trattati come i comuni mortali, cioè legge Fornero anche a noi. E sa perché lo facciamo? Non solo perché venga approvata la legge Richetti che prevede questo, ma perché la legge Fornero è stata approvata dai parlamentari, quindi da chi stava in Parlamento, per chi stava fuori dal Parlamento, ma non è mai stata applicata per gli onorevoli. Quindi se iniziano a capire che cos'è la legge Fornero, vedrete che gli onorevoli del PD, di Forza Italia e della Lega bocceranno la legge Fornero. Toninelli, prima di salutarci, capitolo ripresa economica, c'è o non c'è? Beh, l'Italia è penultima in Europa. Essere penultimi in Europa con le caratteristiche che abbiamo del turismo, dei beni monumentali e quant'altro, io penso che sia sconcertante. Perché siamo così? Perché non è mai stata fatta una politica a lungo termine. Si è sempre ragionato su politiche delle mance, la politica del 500 euro allo studente per andare al cinema, che ovviamente l'ha offeso gli studenti, la politica degli 80 euro per una quota, mai politica di investimento. In questi anni abbiamo studiato, ad esempio, sull'innovazione e la sovranità energetica, di cui al 2050 arrivare, grazie agli investimenti produttivi sulle energie rinnovabili, all'autonomia, quindi non più al fossile ma sulle rinnovabili. Ci vorranno investimenti certamente, ma una volta rientrate dalle spese ci saranno molti, ma molti più posti di lavoro, anzi già nel corso ci saranno più posti di lavoro, e dopodiché ci sarà anche meno spesa nel bilancio statale per acquistare dall'estero risorse energetiche. Però questo lo fai se hai le mani libere, se non hai le mani libere non lo puoi fare, e quindi l'Italia si trova penultima. A me le crescite dello 0, quando vedo che una famiglia su tre è in difficoltà, non me ne frega nulla. E soprattutto valutiamo anche le crescite, è molta più disuguaglianza tra le persone, tra le famiglie, sempre meno persone sommano sempre più ricchezze, quindi io ho anche dei dubbi se queste piccole crescite siano equamente distribuite, che invece non siano queste delle crescite distribuite su poche persone, poche grandi imprese, poche grandi famiglie, e di conseguenza posso fare altro che dire ennesimo fallimento di una politica economica che è basata sulle mance e non su una progettazione a lungo termine. Grazie Toninelli, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ancora a Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle.